Sì, grazie Presidente. Di nuovo mi trovo in dissonanza con l'annuncio di un voto d'astensione da parte del mio stesso gruppo. Questo penso possa essere ben compreso anche dagli altri membri, della commissione d'inchiesta del Forteto, perché intendo dare un segnale chiaro rispetto al fatto che comunque Presidente, mi consente di fermarmi? Allora, Però non è corretto. Avanti. prego. Bene. Credo. Scusate un attimo, io chiedo ai consiglieri che vedo entrare con gli scatoloni di rispettare i lavori dell'Aula, di far finire per cortesia il consigliere Quartini. Perché No, sono anche soddisfatto del fatto che c'è il consigliere Donzelli, che anche lui fa parte della commissione, quindi va bene. prego, Stavo consigliere annunciando il mio voto contrario alle nomine per Artea per dare proprio un segnale importante rispetto al fenomeno del Forteto. Artea in 10 anni ha contribuito per quella cooperativa per oltre 1.200.000 euro. Io credo che questo è stato uno dei modi per accreditare una struttura dove venivano effettuati delle cose aberranti, delle cose disdicevoli, delle violenze sui minori. E io credo che non si possano riproporre dei nomi senza valutarne in maniera accurata il percorso, senza valutarne in maniera accurata il curriculum. Quindi, da questo punto di vista, annuncio il voto contrario alla nomina di questo gruppo che è stato proposto di nuovo dall'esterno, senza neanche un'autocandidatura, cosa che invece dal nostro punto di vista è una cosa essenziale. Quindi voterò contrario e, come dire, apprezzo molto il fatto che si sta presentando un po' di emendamenti.